Da alcuni giorni su YouTube circola un nuovo spot elettorale a sostegno della candidatura del sindaco di Ischia Giuseppe Ferrandino alla carica di consigliere provinciale di Napoli. Il filmato dura un minuto ed ha come sottofondo una musica tetra, funesta, allarmistica. Il video si apre con una foto di una strada poco illuminata e la scritta, riferita naturalmente alle strade provinciali della nostra isola, strade pericolose. Da parte del primo cittadino ischitano ci vuole veramente un bel coraggio a sottolineare che le strade provinciali sono pericolose quando molte strade comunali di Ischia sono pericolosissime perché dissestate, poco illuminate o quasi buie, con strisce pedonali cancellate dal tempo. Vedi ad esempio via Renella, via Acquedotto, via Sogliuzio e il parcheggio di via Morgioni, dal quale ancora non ha avvertito il dovere amministrativo di far rimuovere le pericolosissime mattonelle e le schegge prodotte dal passaggio delle auto. Per non parlare poi dei pali della luce che presentano la base bucata dalla ruggine e dunque per questo a rischio crollo, che continua a non far rimuovere e sostituire lungo le strade comunali, nonostante le tantissime denunce politiche, giornalistiche e l'intervento nel passato dei vigili del fuoco. Nella seconda foto il video mostra la sede del liceo scientifico di Laccameno con la scritta Scuola in rovina. E anche in questo caso, permettetecelo di dire, ci vuole veramente un bel coraggio. Ma il sindaco di Ischia perché non ammette, con un pizzico di onestà intellettuale, che col suo modo di disamministrare il comune, per la mancanza di manutenzione ordinaria e straordinaria, sta finendo di mandare in malora gli edifici scolastici comunali frequentati dai nostri piccoli bambini costretti a studiare in istituti fatiscenti e pericolosi, così come sta avvenendo tuttora nella scuola materna di Cartaromana, dove l'intonaco si è staccato in più punti per metri e metri e i ferri arrugginiti dei cornicioni del solaio sono visibili dalla strada, così come abbiamo denunciato con forza nei giorni scorsi. La terza foto dello spot mostra un cumulo di rifiuti con la scritta incubo ricorrente. Ma quanta ipocrisia! A parte il fatto che l'emergenza rifiuti in Campania l'ha creata proprio la coalizione del centrosinistra del sindaco Ferrandino, guidato dal suo maestro Antonio Bassolino, bisogna sottolineare che grazie al suo modo di disamministrare e nonostante le nostre denunce, molte zone e angoli suggestivi di Ischia da mesi risultano sporchi e inondati da rifiuti di ogni genere. Vedi gli scogli di Ischia Ponte, le spiagge pubbliche e le pinete tenute in uno stato di pietoso abbandono e pericolo per tutti coloro che le frequentano. La prima fase dello spot si chiude con altre due immagini. Una con una nave vuota e la scritta turisti scomparsi e l'altra con in primo piano la spiaggia dei Maronti vuota e la scritta l'ultima spiaggia, quest'ultima inserita pensando forse al suo futuro politico, supponiamo. Queste ultime due foto sono state davvero la zappa sui piedi più pesante che Giuseppe Ferrandino poteva darsi. A parte il fatto che non corrispondono alla realtà delle cose, perché Ischia sta sì vivendo negli ultimi anni un periodo di calo delle presenze turistiche dovuto alla crisi economica internazionale, ma certamente la situazione non è drammatica come strumentalmente vuol farci credere in campagna elettorale Ferrandino, perché a Ischia i turisti continuano a venire a flotte e l'Isola Verde, nonostante tutto, è ancora tra le località del nostro paese maggiormente preferite dai turisti stranieri e italiani. Ma come può, ci chiediamo esterrefatti, l'albergatore Giuseppe Ferrandino, in qualità di primo cittadino di Ischia, annunciare al mondo su internet che Ischia è all'ultima spiaggia e che i turisti sono scomparsi, semmai invogliando, così, coloro che hanno deciso di raggiungere la nostra isola per trascorrervi le vacanze, a cambiare meta per il loro soggiorno di relax? Ma lo spot elettorale di Giuseppe Ferrandino non finisce qui e tocca il fondo quando mostra le immagini di due opere di cui si vanta pure. Una quella della trasformazione della graziosa e caratteristica piazzetta San Girolamo in una piazza d'armi che dà tanto l'impressione di un deserto di cemento e l'altra riguardante il ripascimento della spiaggia di Suor Angela a Casamicciola, dove la sabbia è scomparsa dopo pochissimi mesi, perché non erano state realizzate le scogliere a difesa del nuovo arenile. In tutto questo Giuseppe Ferrandino si vanta pure di essere un ingegnere.
quell'ingegnere che da sindaco a Casamicciola prima e a Ischia nelle settimane scorse, nei pressi del corso Vittoria Colonna, ha fatto collocare con la sua amministrazione i nuovi pali della luce sugli scivoli per i diversamente abili, calpestando così il diritto alla mobilità dei disabili. Su questo la cosa più vergognosa è che nonostante si sia scatenato un putiferio a livello nazionale, nonostante la collocazione dei pali sugli scivoli per disabili stia tuttora indignando l'opinione pubblica nazionale, l'ingegnere Ferrandino non abbia ancora avvertito il dovere morale, prima che amministrativo, di farli spostare. Che vergogna! Un motivo in più questo, per non votarlo. Un'ultima denuncia per la democrazia. A Ischia, dove il sindaco Giuseppe Ferrandino teme i confronti elettorali con gli avversari politici e probabilmente è preoccupato che la sua azione amministrativa venga severamente criticata e condannata, si vive in un clima politico pesante e sono tante le pressioni che in questi giorni stiamo subendo da parte di chi vorrebbe tapparci la bocca, senza speranza naturalmente di riuscirci. Tra l'altro, e per la cronaca, ricordiamo che nei giorni scorsi con le telecamere di PCMLE TV ci siamo recati all'interno del cimitero di Ischia per filmare e denunciare la presenza di fili elettrici scoperti ad altezza di bambino. Siamo stati intimiditi e cacciati in malo modo e l'amministrazione Ferrandino, anziché appaltare l'immediata messa in sicurezza dell'impianto elettrico, ha fatto affiggere un'ordinanza con la quale si vietano le riprese nel cimitero. Segno evidente questo che per Ferrandino e compagni gli ischitani non debbono sapere che l'impianto elettrico del Camposanto ischitano è obsoleto e potenzialmente pericoloso. Che vergogna!